Non possiamo comprendere l'eccezionale statura spirituale di Padre Pio senza rifarci al 20 settembre, quando, come dice l'Apostolo, fu rappresentato dal vivo, davanti a lui, il Cristo crocifisso, fino a lasciargli impressi nel corpo i segni della passione, visibili e sanguinanti. Uomo della croce di Cristo, testimone del suo amore crocifisso, annunziatore del suo Vangelo di salvezza e di perdono. Padre Pio comprende la propria vita e la propria missione come continuazione della vita e della missione di Gesù. Come il Divin Maestro, anche Padre Pio sente di poter ripetere: mio cibo è compiere la volontà del Padre, che mi ha mandato appunto a compiere la sua volontà fino in fondo. E ancora, come Gesù può arrivare a dire con verità: per loro, cioè per i miei fratelli, io consacro me stesso. Così va interpretata quella che Padre Pio chiama la propria grandissima missione: santificati e santifica. Queste due parole sono la sintesi di ciò che per Padre Pio voleva dire essere di Cristo come Cristo è di Dio. Dio è veramente tutto nella vita di Padre Pio. La sua esistenza è interiormente collocata con Dio. Lo testimonia la sua preghiera intensa e continua. Lo dicono le espressioni infuocate che troviamo nei suoi scritti. Lo respiravano e ancora oggi lo respirano le anime che si avvicinano a lui. Qualche mese prima di ricevere le stimmate scrive: oh Dio, che strazio sento nel profondo di questo cuore. Non ho dove posarlo. Potessi almeno avere la soddisfazione di sfogare questo mio intenso martirio con le lacrime. Ma dimmi, Gesù, che cosa è questa voce intima che io di continuo sento? Dov'è il tuo Dio, su cui non valgo a dare una risposta per tema di mentire? La risposta a questa dolorosa invocazione verrà nel susseguirsi dei giorni, nel ripetersi dei colloqui di Gesù. Glielo diranno il crocifisso, l'altare, il tabernacolo, il confessionale, le terribili lunghe prove fisiche, morali e spirituali. Così Padre Pio manifestava Cristo, portava Cristo, donava Cristo. La sua vita era l'immagine perfetta di Cristo. Con l'Apostolo avrebbe potuto ripetere: non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me. Il Cristo che si dona continuamente al Padre e agli uomini. Completo nella mia carne quello che manca alla passione di Cristo per il suo corpo che è la Chiesa. Il segreto di questa vita lo possiamo trovare ancora nelle parole di Paolo: vivo la mia vita nella fede del Figlio di Dio, che ha dato la sua vita per me. La missione vissuta giorno dopo giorno da Padre Pio è la stessa di Cristo: annunciare agli uomini la buona notizia che sono figli di Dio, che sono amati fin dall'eternità da Lui, che la loro salvezza e beatitudine sta nel vivere da fratelli, chiamati alla comunione piena del suo regno. C'è un'espressione che riassume il senso che Padre Pio dava alla sua vita e alla sua missione. Ad ogni figlio spirituale che gli chiedeva: Padre, chi siete voi per noi? Rispose: in mezzo a voi sono fratello, sull'altare vittima, in confessionale giudice. Sappiamo che partecipando alla messa celebrata da Padre Pio la gente diceva: pare proprio Gesù. Padre Pio, immagine trasparente e vera dell'uomo trasformato in Cristo, ci indica la via per realizzare pienamente la nostra vocazione di battezzati e di consacrati.